Vittoria pesantissima per il Monte Rotondo che si aggiudica lo scontro diretto col Grifone. Vittoria di misura per il giallo-blu. Ora a meno uno dalla vetta occupata dall'Olympus Roma. Ma quanti rimpianti per la formazione di Isabella. Due squadre schierate quasi a spiacchio con un 3-5-2 si annullano concedendosi poco o nulla. Al tredicesimo i rossoblu si costruiscono l'occasione più nitida della prima frazione con la super giocata di Mancini servito da Capodaglio. Il 7 si gira e calcia a botta sicura col destro. Alessandri si supera mettendo la palla sulla traversa. Dall'altra parte il Monte Rotondo risponde con un'azione sviluppata in ampiezza. Da destra si passa da Bornivelli per arrivare alla conclusione di Fiorucci respinta da Salzano. Al 22esimo Petrone scappa sulla sinistra imbeccato da un'ottima palla di Straniero. Il 3 continua la corsa fino ad inoltrarsi in aria, poi la conclusione non è degli migliori e la palla si spegne sul fondo. Grifone ad un passo dal vantaggio anche negli ultimi secondi prima dell'intervallo, ma nulla di fatto. Nelle riprese i tifosi ancora devono riprendere posto sul seggiolino e il Monte Rotondo passa in vantaggio. A 20 secondi dall'inizio Bornivelli lascia spazio a Caprioli. Il suggerimento sul primo palo viene colto alla perfezione da Tornatore che fredda Salzano da pochi passi. I rossoblu vogliono rispondere immediatamente, ma il colpo di testa di Arilli si rivela. Col Grifone proteso in avanti, il Monte Rotondo prova a colpire di ripartenza. Qui il Tornatore fa tutto bene, supera l'avversario in velocità, arriva al tiro col passo giusto, poi, forse stanco dopo i troppi metri, palla al piede e spara al lato. Isabella ricorre alla panchina e manda in campo le Tori. Tiberi prova subito a incidere chiudendo l'1-2 in girata. Nulla da fare. Dall'altra parte Minasi prova a chiudere i giochi dalla distanza. La palla si infila fino alla traversa oltrepassandola. Al 33esimo si sviluppa l'episodio che incide sul finale di gara. Fortuna cerca l'area trovando l'incornata perfetta di Mancini che per la seconda volta si arrende alla traversa. La palla rimane lì e Proietti entrata da poco in sacca pareggiando. L'arbitro convalida. Poi la favola del classe 2007 si spezza a causa dell'irregolarità segnalata dal guardaline. Tutto da rifare per il Grifone che nel finale dà tutto se stesso. Qui Aquino non impatta bene e la palla scivola via. Nell'ultima azione della gara Fortuna semina il panico, spezza e raddoppia con il tunnel e mette dentro. La difesa rinvia addosso a Proietti, decisivo l'intervento di piedi di Alessandri che salva il risultato.